Allora Marco. Allora, breve, perché le cose che abbiamo finora detto mi convincono. Solo una piccola cosa sull'approccio. Cioè, a me mi colpisce il fatto che quando noi diciamo parte la campagna per la ripubblicizzazione, l'idea che abbiamo noi attivisti è la relazione con i sindaci. È come se noi avessimo fatto, invece che la legge di iniziativa popolare, fossimo andati dal Parlamento a dire va fatta una legge. È ovvio che il Parlamento avrebbe detto non ce ne frega nulla. I sindaci, se fossero d'accordo con noi, noi non esisteremmo, no? Allora il problema è, così come a livello nazionale, partendo dai territori, noi abbiamo costruito una sensibilizzazione che è arrivata, legge di iniziativa popolare, referendum, ed è arrivata, scusate se poco, a non permettere a Monti, che aveva tutte le precondizioni possibili, di fare l'affondo finale, perché aveva il consenso politico totale, perché aveva l'Europa dietro, aveva la cultura dell'emergenza, aveva i media a partire dalla Pravda Repubblica, che sono mesi che dice questa è la strada, e non ce l'ha fatta. Allora io quello che non capisco è quando andiamo a livello comunale il problema diventa, beh, se ho dato al sindaco, il sindaco non la vuole fare. A parte che è ovvio, altrimenti ci sarebbe già. Ma perché noi pensiamo che il problema sia la relazione fra noi e il sindaco e non invece fra noi e i cittadini, ovviamente, interloquendo anche con il sindaco? Cioè, perché nel micro non immaginiamo complicato quello che siamo riusciti a fare nel macro, dove dovrebbe essere più complicato? Cioè, noi siamo riusciti a parlare di un intero paese, 27 milioni di persone, ci sembra complicatissimo parlare con le persone che abitano in quel territorio in cui abitiamo noi, quindi molto più semplice almeno come precondizione, e costruire lì il terreno per cui si arrivi alla ripubblicizzazione. Prima proposta, c'è la questione del patto di stabilità entro giugno, che vale sia per le SPA private pubblico, sia per le aziende speciali. Secondo me, per esempio, la prima interlocuzione con sindaci e consigli comunali significa, propongo, che noi nell'arco di 3-4 giorni scriviamo una mozione in cui si dice, poi la vediamo nel dettaglio, ma per capirci, in cui si dice, si chiede che tutte le spese che riguardano servizi legati a beni essenziali come l'acqua debbano essere in deroga al patto di stabilità e che per tutti gli investimenti eccetera eccetera si chiede che la famosissima cassa depositi e prestiti, che ricordo a tutti ha una liquidità di 129 miliardi di euro, oltre ad avere un fatturato di 250 miliardi di euro, gli investimenti per il settore idrico sono 70 miliardi di euro, la liquidità annuale della cassa depositi e prestiti è 129 miliardi di euro, cioè ha soldi cash da poter utilizzare. Perché non lo fa? Perché la Cassa Depositi e Prestiti è stata privatizzata e si comporta come un fondo sovrano sui mercati internazionali. Ma questo ha costretto molti enti locali ad andare a indebitarsi sul mercato finanziario e non più con la Cassa Depositi e Prestiti. Vogliamo allora cominciare a interloquire con i comuni dicendo loro perché non facciamo cittadini ed enti locali delle mozioni e ne produciamo 400 enti locali che da qui a giugno approvano una cosa che dice fuori le spese per i servizi essenziali come l'acqua dal patto di stabilità e chiediamo che la Cassa Depositi e Prestiti, in attesa che la ripubblicizziamo, un pezzo di quei soldi lì siano esattamente destinati a garantire i servizi legati ai beni essenziali. Questa cosa qui ci permette di parlare nei nostri territori, di ragionare anche come l'acqua non come separata dal mondo ma direttamente dentro la crisi economico-finanziaria, l'Europa, patto di stabilità, e ci permette di avere un'interlocuzione immediata con tutti i sindaci, perché secondo me non ce n'è uno che non condivide una cosa di questo genere. Questo ci consente di arrivare magari a giugno, che il governo, quando deve fare il decreto, non lo fa come atto tecnico, ma deve tener conto che c'è un problema politico, per esempio, che tantissimi enti locali, magari anche l'ANCI, la pensano come noi. Per cui la prima cosa che dobbiamo fare è questa qui. Seconda cosa, la questione della partecipazione. Secondo me, anche qui noi ogni tanto, secondo me, ci dimentichiamo.
ogni tanto quasi condividiamo l'appesantimento di 200 consigli comunali. Ma guardate che noi vogliamo 200 consigli comunali aperti prima che i 200 consigli comunali prendano le decisioni che poi vanno là. Cioè noi prevediamo un percorso molto più ampio. Vorrei ricordare a chi nei sindaci dice che questo è un appesantimento, ogni volta che la partecipazione si allarga l'efficienza anche economica del servizio migliora. Perché? Perché se c'è controllo le spese sono mirate, controllate, se tanti decidono le scelte sono più funzionali, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, secondo me questa cosa qui della partecipazione dobbiamo mettere in campo subito, anche per costruire il terreno per la ripubblicizzazione. Il sindaco che oggi ci dice no, se domani siamo in 4.000 che gli diciamo la cosa che adesso gli diciamo in uno o due, e comincerà a scoprire improvvisamente che si può fare l'azienda speciale, eccetera, eccetera. Allora, prima avvertenza, costruiamo conflitto dentro tutti i territori perché tutti gli atti relativi al servizio idrico siano immediatamente pubblici, disponibili ai cittadini, senza tutte le menate del che io devo chiederlo 30 giorni, 40 giorni, cioè bisogna obbligarli a rendere pubblici tutti gli atti immediatamente. Ovviamente questo è l'obiettivo e poi quello che si ottiene. Dentro questa cosa della partecipazione ci sta, secondo me, anche tutto il ragionamento sul controllo. Noi ci immaginiamo una ripubblicizzazione in cui saranno i cittadini a fare il controllo. Bene, cominciamo a fare controllo autogestito non essendoci ancora gli strumenti di partecipazione. Secondo voi quante società sono adempienti dei contratti? Secondo me neppure una. Allora vogliamo cominciare che in ogni territorio si cominci a dire scusate, quella cifra lì cos'è successo? Nel piano di investimenti c'è scritto questo e non sono stati fatti. Cioè cominciamo a costruire autogoverno, anche perché la partecipazione non arriva magicamente dalla trasformazione societaria o dal fatto che noi vinciamo un giorno la ripubblicizzazione. O c'è ed è costruita nel tempo e allora sarà pronta, oppure noi rischiamo di avere servizi ripubblicizzati e dovremo andare a dire scusate, c'è qualcuno interessato che vuole partecipare, c'è partecipazione, o la produciamo adesso o non ce l'avremo nemmeno quando potremo avere la gestione partecipativa. Ed è chiaro che questa è una battaglia, cioè noi dobbiamo però avere l'idea che il problema non è cosa pensa il sindaco o trovare la proposta che ha la PIL migliore. Le prime domande no, ma guardate, lo dico con rispetto di tutti, perché tutti abbiamo voglia di avere l'elemento che ci fa fare il salto, no? Però le domande che facevamo molti e che continuiamo a fare un po' tutti noi, spesso sembra che dobbiamo trovare l'avvocato più di Grido che supera l'avvocato meno di Grido, giusto, perché va fatto pure quello. Dobbiamo andare dal sindaco con la proposta magica che a quel punto lo fa svoltare. Noi dobbiamo semplicemente convincere nel nostro territorio la bontà dei nostri obiettivi, in modo che le persone capiscano, non solo se che la pensino come noi, ma capiscano che è importante che si muovano direttamente anche loro per poter produrre risultati. La stessa cosa della campagna obbedienza civile, si è finito, la stessa cosa della campagna obbedienza civile. Se la giochiamo in termini micro tarifari, allora diventiamo un'associazione dei consumatori. Ma se noi la giochiamo dicendo che io dentro la tariffa sto chiedendo a tutti i cittadini che si sono attivati su Correterenum di riattivarsi facendo ognuno la sua piccola parte, ha tutto un altro significato. E tenete conto che noi non abbiamo solo il problema dell'SPA che fa il capitale pubblico. Quando andremo dai sindaci a dirgli scusate, voi che siete collocati in borsa, dovete fare l'azienda speciale, secondo voi che cosa ci dicono? No? Allora, la battaglia è una battaglia, e quindi, però sull'SPA tra le capitale pubblico diventa fondamentale perché? Perché al di là di cosa ha in mente il governo Monti, al di là di che cosa può pensare l'Europa, al di là di tutti i poteri forti, se più del 50% del paese che oggi è in SPA totale del pubblico comincia a costruire, a modificare l'elemento e ad aprire spazi partecipativi, a me l'azienda speciale francamente non me ne frega niente, se non per un fatto che è pubblica e che permette la partecipazione, ovviamente, perché chi se ne frega dell'elemento societario di per sé,
una società di capitali mi vieta l'informazione, la partecipazione e va in direzione dei profitti. L'azienda speciale è uno strumento che può consentire ai cittadini di poter partecipare, poi se ce la faranno o non ce la faranno dipende dalla mobilitazione territoriale. Però dobbiamo, secondo me, sempre avere questo elemento nel muoverci, se no è chiaro che noi andiamo dei sindaci, diciamo volete fare azienda speciale, ma secondo voi perché un sindaco dovrebbe assumersi del lavoro piuttosto che non avercelo? Cioè, anche solo col fatto che io sindaco ho 10.000 responsabilità, arrivano questi e mi dicono da adesso ti buchi anche il ciclo integrato, anche solo per sopravvivenza energetica, io dico ma che me ne frega a me? Ce l'hanno quelli, se i cittadini brontolano io gli dico che devono andare da quelli, no? È evidente che va ricostruita una cultura del bene comune anche negli amministratori, ma questo lo dobbiamo fare partendo dai territori come peraltro abbiamo sempre fatto, cioè non dimentichiamoci che cosa ci fa vincere.